ciao, ciao. Daniele Capezzone, buonasera. Eccolo, buonasera, eccolo, buonasera. Eccolo. Eccoci qua. Che meraviglia. Ma salvando meraviglia. Le madri, salvando le madri sempre, sì. Ma oggi è un giorno particolare, mi pare, cioè, no? In che senso? Oggi è un giorno, sì. È un giorno speciale. Cioè, che succede? Musica adeguata. Ah, il 14, il compleanno di Parenzo, sì. Compleanno di Parenzo. Ho un messaggio da parte di Joliet. Quanti sì. anni fai? Quanti anni 48. Fai? 48. 48. Iettati a Oviento. Noi lo ricordiamo però perché Mauro da Mantova, il mitologico Mauro da Mantova, ripeto per l'ennesima volta, lo riteneva figlio di Riccardo Schicchi. Vai regia, vai regia, vai. Se voi analizzate bene, stesso nasone che pisce in bocca, stesso sguardo da Ebese, sorriso da Ebese e occhiaie uguali. Questi sembrano padre e figlio. Oh, può essere anche una somiglianza gratuita. Le età corrisponderebbero. Però, cazzo, ma io non ho mai visto somiglianze così. Ma si somigliano di brutto. Ecco come si fa a fare verifiche. Come si fa? Vabbè, caro in Daniele. Effetti, tu ricordi, no, la corsa degli spermatozoi, no? Perché al momento decisivo partono ste migliaia e solo uno, il più stronzo, arriva al traguardo. Quindi diciamo. Senti, ma allora si grida che cosa? Si grida così. Anche ma la per il compleanno mi regalate un abbonamento a Libero. Domani sul Libero, tutta la verità sulla polizia del pensiero nelle università americane e italiane. La polizia del pensiero, quella che tu applaudi naturalmente, e tutta italiani. La verità, rivelazioni clamorose su Joliet, pure non su dico Joliet. Altro. Vabbè, su non Joliet c'è. Già sappiamo che il inchiesta passato. C'è da fare su un cantautore come Joliet. No, e poi c'è la terza, inchiesta, no? C'è la terza inchiesta, ma non c'è bisogno che arrivi qualcuno a passarti la velina, perché tu la leccata la fai autonomamente. Quindi non è che deve venire uno, già arriva sul governo. Tu lo fai in autonomia, capite? Ma vi hanno insegnato che i giornali sono i cani da guardia ma del potere. Ma se oggi abbiamo dato torto al governo, oggi abbiamo Mario Secchi, oggi dà torto al governo su un tempo. Fate le inchieste su Joliet. Tesoro, su Joliet, oggi abbiamo dato torto al governo su un tema. Abbiamo dato torto al governo su un tema che dovrebbe starti a cuore, cioè la questione Israele. Ma tu naturalmente di che te occupi? Di che te occupi di Joliet? Come sempre. Cioè, capito? C'è una cosa importante e una cazzata e lui va sulla cazzata. E su Pippo Baudo, quando fate le inchieste su Pippo Baudo? Quando le fate su Pippo Baudo? 48 anni iettati a Oriento. Però scusami, allora, Gali è diventato praticamente il nuovo eroe della sinistra. Sono chiusi nella striscia di Gali. Se sono rinchiusi nella striscia di Gali, sono asserragliati nella striscia. Gali perché ha detto una Chi è Joliet? Il nuovo Bernardo Provenzano? Fatemi capire. No. Chi è Joliet? No. Adesso ci avete voi il nuovo Umberto Eco che è Gali. Allora, qui il momento è delicato, diremo una cosa blasfema. Tu sai che per i credenti il momento decisivo della messa è la transustanziazione. Pane e vino che diventano corpo e sangue di nostro Signore. Per quelli come Parenzo, laico, progressisti, la transustanziazione è quando uno si siede sulla poltrona di Fazio. Quindi prima sei uno scappato di casa, te siedi sulla poltrona di Fazio e diventi un profeta. Domenica Gali diventa profeta, poi ritornerà scappato di casa dopo due mesi, ma adesso sarà profeta. Quindi sale sul palco di Sanremo Dargen D'Amico, tiene una lezione di geopolitica, tutti bravo Dargen, poi sale Diodato, tiene la lezione di geopolitica, bravo Diodato, poi sale lo scappato di casa Gali, cioè ha provato con la cittadinanza, non se l'ha inculato nessuno, allora prova su Israele e lì bravo Gali, risale Gali. Poi se viene letto a babbo morto un comunicato è la censura. Ma c'avete la faccia come il culo, veramente. Ma quando vi occuperete di notizie della Salis, ad esempio, incatenata dal governo di Orban, ma intervistato io il padre quando della Salis, tesoro, in esclusiva calma, ho intervistato io, ma però scusami, in esclusiva avete qui la intervistato cosa incredibile i è che un amico, io ho visto un nazisti ungheresi. Un amico di Parenzo che si chiama Massimo di nome, Giannini di cognome, che è il direttore, l'ex direttore del quotidiano La Stampa, sostiene, in ordine, signor Giannini dice che il sistema dell'informazione della RAI si è trasformato nel layer del ventennio, che la RAI è piegata alla politica. Cioè loro invece che nascondono le notizie su Casagnelli, loro sono liberi. Quindi cioè scusa, c'è una notizia su Stellantis, devi armarti, da lente di ingrandimento, di un
un microscopio ad alta precisione, forse a pagina 28 di Repubblica trovi una cosa e poi fanno la lezione agli altri. Ma sono fantastici. No, ferma le rotative. Non ho mai letto sul giornale Libero una notizia sulle presenze parlamentari di un signore che si chiama Angelucci. Non ho mai letto, mai letto. Va bene. Nessuno ha le mutandine pulite, nessuno fa la lezione agli altri. Quindi attenzione, il punto è chi fa la lezione agli altri, voi che avete mutande, chiacchierate, fate la lezione agli altri. Andiamo avanti, ma non lo so, le presenze basse. Ma chi se ne frega, l'editore di Libero, noi non è che abbiamo problemi a dirlo, io non ho problemi a dirlo. Va in Parlamento dell'editore di Libero. Ma non ci andrà. Allora, o vola via come il cavallo di Libero. Alcune presenze come quelle di Parenzo si contano, altre si pesano. E questa frase storica, questo però è un po' troppo pro editore, diciamo, questa roba qua è un po' troppo pro editore, vagamente pro editore. Però scusate, io lo capisco, ti voglio bene, lo tu sai che anche la Fornero dice che dice, ma piange o lo fa a secco, dice, diciamo. Non mi sembra che sia piange lo fa a secco, non è male, non mi sembra che siamo in una Rai dove libertà e ritegno siano la regola. Signora Fornero, ancora parla signora Fornero. Ma Giannini ha fatto una cosa terribile, dice poi Lavenier 71 anni, cosa c'ha da perdere? Ma come si permette? Se l'avessi fatta io una cosa del genere, mi beccavo del misogino, irrispettoso verso le persone grandi. Cioè, invece qua è tutto normale. Voi avete il Parenzo Pass o il Giannini Pass, potete dire qualunque cosa. Contro chiunque. Ma poi scusa, l'occupazione della Rai, ma scusa, che Giannini se ne accorge adesso, no? Però lo facevano con garbo, dice. Non l'hai sentita quella roba? Poi tra l'altro, scusa, piangono, hanno condotto tutti trasmissioni in Rai, cioè scusa, tranne me, ma hanno condotto tutto e piangono, dice no, ma la Rai prima era buona, a coso, ma ci avete fatto... Ma tu non l'hai sentita quella della Gioia Feroce però, Daniele? No, mi rimettete la Gioia Feroce, cioè l'occupazione c'è sempre stata, però adesso è con la Gioia Feroce, adesso la fanno con Gioia... Perché sono fascisti, la fanno con Gioia Feroce, c'è l'idea della vendetta, adesso c'è il sadismo. La vendetta, ma perché prima che cazzo facevano che occupavano pure il buco del culo, avete occupato gli strapuntini, avete occupato i passanti, pure quelli che passavano intorno alla Rai. La più bella è la Schlein che ha fatto la cosa dei proteste e lei è la prima sul TG1, capito? Dai, cioè, io sono sparita, chi è al numero uno delle presenze? Senti, per due volte su Mauro è stato in studio da Parenzo sulla 7. Ottimo. Non c'è stata nemmeno una domanda sulla qualcosa su moglie e suocera, non c'è stato un giudizio della moglie. Parenzo è per Soumahoro è una specie, è più che un avvocato, Parenzo è un aggravante, cioè daranno altri 3 anni alla suocera e alla moglie. Io sono un garantista e li difenderò, ma ogni parola di Parenzo è un aggravante. Dice, a un certo punto Soumahoro dirà fermate Parenzo che qui già la situazione è disperata. Ma ad oggi è un grande italiano? No, scusa, ha ricevuto un solo avviso di Soumahoro. Ma scusa, devi dire, è un grande italiano. Ma un grande non italiano? Ha ricevuto un avviso di garanzia. Ma va in Parlamento più volte di Angelucci. Sì, purtroppo parla anche. Purtroppo non prende parla finanziamento anche. Pubblico. Ma ti rendi conto che si alza e fa: ma cosa ci avete contro di me? E ridono tutti. Il suo reato è il reato di sputtanamento. Ma capisci, uno che entra con gli stivali per difendere i più deboli. Dopodiché, moglie e suocera sono accusate. Un elenco così. Moglie e ancora suocera. Parli. Però, ancora, scusami, ma lui sta più pulito di Sant'Anchè. Se dovessi affidare momento, i tuoi però. Soldi o la tua, le chiavi di casa tua, li daresti ad Angelucci, come dice Parenzo, editore di Libero, e oppure a Soumahoro? Ma che dubbio c'è? No, ma così è una domanda retorica. Ma che dubbio c'è? Parenzo, tu a chi fideresti i tuoi soldi? Agli Angelucci o a Soumahoro? No, spiegami. A te. Guarda, io so che il gruppo Angelucci ha fatto delle cose, anche delle cose buone. Che si tiene aperta a chi li daresti i soldi? A chi li daresti il tuo destino? Al signor Angelucci oppure al signor Soumahoro? Sono sicuro che se le affidassi a Soumahoro tornano uguali, magari non di più, ma tornano uguali. Segnalo che in un quarto d'ora Parenzo si è allisciato. Rai, Media
Mediaset, la 7, oh, gruppo Angelucci, lo... cosa ma... Cairo, che altro manca? Io non lo so, tutto. Chiuderei su un premio Nobel, l'ho già detto io, vorrei che tu aggiungessi qualche cosa. E invece cosa fanno? Il premio Nobel dice Parisi. Premio allora, Nobel no, Parisi. La cosa bella è che Parisi dice che c'è com'è il pedonicidio. Pedonicidio, sì. Sì, allora, quindi Bologna, fantastico. Piccolo dettaglio, alla stazione di Bologna, abbiamo pubblicato sul Libero, c'erano bande di extracomunitari che si stavano picchiando selvaggiamente con bottiglie, una casba, un casino micidiale. Sicuramente, no, sto arrivando, sicuramente si pestavano per arrivare primi a pagarci le pensioni, secondo la tesi di D'Argento Amico. Ma davanti a tutta sta cosa, teste spaccate, sangue, eccetera, il problema vostro è mandare la gente a 30 all'ora. Ma tu capisci che non state bene. No, ma l'unica cosa, poi l'altra cosa è il femminicidio, associato al femminicidio, cioè non hai capito ancora il femminicidio. Ma certo, cioè, siccome sono gli uomini che guidano, che ammazzano le donne, c'è il femminicidio. Ma apposta il gli hanno dato Nobel, il Nobel, gli hanno dato il Nobel apposta. Grazie Daniele, fermi tutti. Ciao. Ciao. Grazie. Eugenio della Lampada.